In questo video. Ma io non c'entro niente, ma che è stato a fare? Sono tranquillissima, tanto la mia bugiera sarà di sicuro bellissima. Zero, 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 zero. Come niente zero? Ma io presidente, ero andato bellissimo. Grazie, però. Ma no, ma che piace lei? Ma dannate, venite qui. San Giovanni, tu lo sai che io vado bene a scuola. Qui ci sono tutte le Ferinari, è inutile. Io ero troppo convinta che ero andato troppo bene a scuola. Adesso Stefano mi metterà in punizione, non è possibile. Bene San Giovanni, facciamo in fretta perché ci sono già i genitori degli alunni di là che ci aspettano per la consegna delle pagelle. San Giovanni, ma che cosa sta facendo? Le sto parlando di una cosa seria. Ci sono i genitori di là e lei sta giocando. La faccia finita anche nei giorni in cui serve che è serio. Ma dimmi di questo sta a giocare, deve consegnare le pagelle. Ma che c'ha due anni questo? Io non lo so, non cambia mai, questa è più peggiora. Quindi San Giovanni, le ripeto, ci sono i genitori che stanno aspettando le pagelle. Qui c'è Ilari che non ha il voto in matematica. Che voto ha Ilari in matematica? Vedo che è anche migliorata, tra l'altro. Ah, cosa? Sembra che ha la tosse, lo dica bene San Giovanni. Ma ribadito, ah! È bravissima. Sembra che si sta strozzando, lo so io. E ha? Sicuro? E o A? Ma che stiamo a giocare? A o E? Siete chiari? A o E? A E E A E I O U Y A E I O U Y. Spero che la pagella sia buona questa volta. Mamma, non ti preoccupare, la pagella va benissimo, sono bravissimo a scuola. Ilari, guarda che questa volta ti metto in punizione seriamente, Mamma, non ti preoccupare, ho preso tutte A. Mamma, ti giuro che sono andata benissimo. Da quando mi hanno cambiato classe ho tutti i voti alti, te lo giuro. Andrà bene, sicuramente, cioè, non si lamenteranno sicuramente. Nicole, guarda che lo stesso discorso vale anche per te. Adesso, quando i maestri consegneranno le pagelle, io spero che per te andrà bene, perché veramente non ti faccio più fare niente insieme a noi, ok? Devi stare tranquillo, ho tutti i buoni voti. Ma sì, devi stare tranquillo, anche se sono successe tantissime cose, io vado bene a scuola. Ecco San Giovanni, le passo le pagelle. Mi raccomando, le metta tutte nelle cassaforti. Ilari, che è migliorata notevolmente, sono contentissima. Lucrezia, tutte F. Lucrezia chi, mi scusi? Lucrezia chi? Chi Lucrezia? Non la conosce Lucrezia? Lucrezia la bulla. La bulla. Comunque, ecco, vediamo bene i bulli come vanno a scuola. Tutte F. Tutte F. Le metta dentro la cassaforte. Mi raccomando, io vado di là e l'aspetto con le pagelle. Vado di là e li aspetto con le pagelle. Nel frattempo. Ma scusate, ma visto che siamo qui, stiamo aspettando, ma per educazione fatemi conoscere i genitori dei vostri compagni di classe, no? Quindi tanto per passare il tempo. No, padre, no, il padre, no, padre, no, padre, no, padre, no, padre, no, 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 se no lascia stare. Perché? Perché no. Ma non è la bulla della classe. E vabbè, lei è bulla, il papà non sarà bullo, no? Fatemelo conoscere. No, no, non lascia andare. Ma perché no? Ma io. Perché no? Ma io mica ho paura del papà della bulla. Fagli parlare. Ma dai, ma è anche un piacere conoscere i genitori dei vostri compagni di classe, no? Ma non sarà mai perché bulla la figlia, bulla anche il padre. Salve, piacere, sono il papà di Ilari. E a me che mi frega. Chiedevo, così. Ok, Lucrezia messa. Manca soltanto Ilari. Ecco qua, la prendiamo per benino. E sarà qui al sicuro. Nando, le vede queste cassaforti? Riesce a vederle? Queste sono cassaforti. Dentro le cassaforti sono custodite in maniera importante le pagelle che daremo ai ragazzi. Bene. Queste sono le chiavi delle cassaforti dove ci sono le pagelle. Io vado di là. Alza la voce. Io vado di là a parlare con i genitori. Lei stia qua. Nessuno! E quando dico nessuno si deve avvicinare. D'accordo? Bene. Bravo, Nando. Bravo. Ma mio, perché avvelenato? Nando, noi andiamo a parlare con i genitori di là. Mi raccomando, adesso la prima alunna che deve entrare insieme con i genitori è Sara. Signori, siete pregati di accomodarvi, Allora, la prima consegna sarà fatta a Sara, pertanto tu vieni con tuo padre, in presidenza, che la consegna dalla pagella, ok? Bene. Andiamo. Dove ci mettiamo? A tuo posto? Qual è il tuo posto? Io, vabbè. Oh,
Non ci potevano chiamare prima noi, adesso voglio vedere chissà quando ci chiamano. Ma quanti siete in classe? 15. 15? Cioè dobbiamo aspettare 15 pagelle. Non vi preoccupate, ce l'ho io un modo per farvi passare il tempo, eh? Adesso vi consegno questo e passerete 5 minuti in pace. E voi funghetti, l'avete già letto il nostro fumetto? Se non l'avete letto, andatelo a leggere, è il miglior modo per passare il vostro tempo. All'interno c'è una storia super fantastica e super divertente con tutti i nostri personaggi. Quindi, beh, però voi non lo usate, così voi leggetelo. Quindi andate sotto nel link in descrizione e ordinatelo. Salve papà di Sara. Salve. Allora, questa è la pagella. Devo dire che tutto sommato non è andata poi così male, tranne magari a volte sul comportamento. Scusi, ma cosa sta facendo? Ma cosa? No, ma sto parlando con lei. Ma sta al telefono, bel insegnamento. Sta facendo i giochetti. E sì, per i giochetti. San Giovanni, lei per cortesia, che lei i giochi li fa tutto il giorno. Stia zitto per cortesia. Scusi. Allora, le volevo dire che Sara tutto sommato ha una buonissima pagella, tranne il fatto che sta spesso con il telefono in mano. Ma come sta sempre con il telefono in mano? Da che l'hai preso? Papà, a me me lo dici. Entro in casa, stai col telefono, mangiamo, stai col telefono, vai in bagno, stai con il telefono. E da che l'hai preso? Quindi tranne questo piccolo particolare, devo dire che tutto sommato Sara va bene. San Giovanni, la deve consegnare lei la pagella. Giusto! Allora Sara, questa è la pagella, mi raccomando, puoi migliorare, puoi sempre migliorare. Vabbè, eccola qua. Grazie San Giovanni. Prego. Allora voi potete andare, Nando, mi chiami il prossimo per cortesia. Tra poco in questo video. Ma posso sapere perché mi hai fatto vestire così? Sai che c'è qua dentro? No. C'è Nando con le cassaforti. San Giovanni! Gaia, ma posso sapere perché hai fatto pace con Nicola? Ho fatto pace con Nicola perché era una mia amica e ci teneva la nostra amicizia. Ma se si è rimessa insieme con Alessio, che era il tuo ragazzo? Vabbè, ma io preferisco che siamo tutti amici, tornare come una volta. Tu mi devi ascoltare a me. Allora, tu credi che Nicola è più bella di te? Ma sì, dai, è una mia amica, non c'entra niente chi è più bella, chi non è più bella, che vuol dire? No, aspetta, tu ti devi vendicare con Nicola, dai retta a me, perché io me ne intendo di queste cose. Ti devi vendicare con Nicola, assolutamente. E ricordati che in base a come vanno oggi le pagelle si deciderà il tuo futuro e di Ilari, perché se siete andati male, voi non uscirete più, non giocherete più insieme e anche tu non uscirai più con il tuo ragazzo, ok? Quindi mi raccomando, io spero che sia andata molto bene. Stefano, devi stare tranquillo, ok? Anche alle ultime interrogazioni ho sempre preso A. Hai capito? No. Stefano ha detto a Nicola e Ilari che se vanno male non le fa più uscire. E quindi? Ma fai 2 più 2, se non le fa uscire di casa, Nicola non può più vedere Alessio. E continuo a non capire. Allora, adesso vi spiego il piano. Nicola e Ilari vanno bene a scuola e quindi hanno le pagelle migliori delle nostre, no? Ok, continua. Quindi, per fare un dispetto a Nicola, noi dobbiamo cambiare le nostre pagelle, che fanno schifo, con le loro. Quindi, per vendicarci di Nicola, dovremmo rubare le loro pagelle e far finta che siano le nostre? Esatto, quindi quando Nicola aprirà la pagella, vedrà che la sua pagella fa schifo e quindi Stefano non la farà più uscire. E quindi la metteranno in punizione. Adesso con Nicola però di fare finta di niente e di essere migliore amica sua, eh? Ehi Nicola, sei pronta per queste pagelle? Ma perché parli con la bulla? No, ma chi ci parla con quella? L'ho prima mandata via. Lo sai che ti porta in una brutta strada? Sì, sì, ma l'hai visto, l'ho mandata via. E senti, sei pronta per queste bellissime pagelle? Ma sì, sono super tranquilla, sono andata benissimo quest'anno a scuola, lo sai, no? Sì, sì, certo. Sì, sì, saranno proprio delle belle pagelle per te. Ma posso sapere perché mi hai fatto vestire così? Sai che c'è qua dentro? No. C'è Nando con le cassaforti. Ma quali cassaforti? Ma guarda che lo fa pure il guardiano della cassaforte, mamma mia. Oh, ma non capisci niente, qua dentro ci sta Nando con le cassaforti, con le nostre pagelle. Chi è? Ah, quindi qui dentro c'è Nando con le nostre pagelle. Ma chi è? Esatto, adesso entriamo, leghiamo Nando e scambiamo le pagelle. Cioè, dobbiamo legare Nando? Certo, allora che l'ho presa a fare la corda? Ok, qua siamo mascherate, non ci riconoscerà dai vestiti, ma il volto si vede. Ho pensato a tutto. Ta-da! Hai capito? Chiamatemi Stefano, il papà di Ilari, per le pagelle, per la consegna delle pagelle. Ok, andiamo, seguimi.
Chiudi la porta, sennò ci sentono. Ma io non c'entro niente, ma che state a fare? Oh, ma che state a fare? Qui non ci sono soldi, non è una barca qui, io non c'entro niente, ma che fai? Ma che state a fare? Ma che state a fare? Ma che state a fare? Ma che Ma che state a fare? Non ci sono soldi, ci sono le pagelle e basta, non ci sono soldi! Ma non riesco a capirla, sei per le chiavi! Sì, annunziate, guarda! Dove sono le chiavi? Ecco, ecco, ve le do, qua se non mi fate male, qua se non mi fate del male, Ma dove sono? Ecco qua, nel taschino, buone, dai! Ecco le chiavi, le ho trovate? No! Mi hanno messo tutti zero. Ma anche a me, guarda che... Proprio. Vabbè dai, prendiamo. Guarda Ilaria, tutti 10, tutte A, tutte B. È assurdo. Pure Nicole. Sì, ma c'è un problema, ci sono i nomi sopra. Dobbiamo cambiare i nomi, dobbiamo cancellare gli scrivi nostri. Ho pensato a tutto. Sapete che state facendo lì? Fatevi vedere che ci sto capendo niente, che state a fare? Ok, questa è la mia cassaforte, allora metto le cose di Nicole nella mia cassaforte. Mentre questa è la, è la mia cassaforte, tiro la pagina di lei. Tutti i bei voti. Venite qui, mandannate. Tra poco in questo video. Sta scherzando? Perché io ho detto a Ilaria che le tolgo tutto, punizione per 2 mesi. Guarda come mi hanno legato, come insane proprio. Allora, forza, come se non c'è Giovanni e per che buono. Dobbiamo, Nando, ho tante cose da fare qui, devo prendere le pagelle e portarle di là. Nando, è mezz'ora che la stiamo chiamando, non capisco perché la chiamiamo e lei non viene. Ecco qua, la pagella di Ilaria. E la porto di là, Nando, e per cortesia, è un po' più di rigore, seduto su quella sedia. Seduto, ma voi che fate, ne va? Mamma Loredana e Ilaria, prego. Buongiorno, vieni, Ilaria. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego, si accomodi. Amore, puoi sedere mamma? Mi sembra giusto, no? Sono tranquillissima, tanto la mia gela sarà di sicuro bellissima, vero? Speriamo, amore, meno male. San Giovanni, mi passa la pagella di Ilaria gentilmente? Certo, eccola qua. Sicuramente è andata bene. Eccola. Guarda mamma, guarda che pagella, guarda il top, Vediamo. Lo so Ilaria, che sei andata bene. Sono molto contenta. Ma... 0000 Ma com'è possibile? Ilaria, ma io sapevo che eri migliorata negli ultimi mesi. E qui ci sono tutte F, tutti zero. Ma come tutti zero? Ma io presidente, era andato benissimo. Magari c'è stato uno sbaglio. Magari sta scherzando, vero? Cioè, mamma mia, io non quanto la conosco San Giovanni alla preside, quanto li conosco. Ma vabbè, dai, sta scherzando, vero? Ma spero che è come dice Ilaria, preside. Cioè, è un scherzo, vero? Sta scherzando? Perché io ho detto a Ilaria che le tolgo tutto, punizione per 2 mesi. Ma guardi, io sono sorpresa perché mi ricordavo che Ilaria andava bene. E chiediamoli al professor San Giovanni. Professor San Giovanni, si è uscita da questa parte? Ah, io, sì, è lei, professor San Giovanni. Dica. Ilaria era migliorata, avevamo visto tutti i bei voti, a tutte F qui. Mi faccia vedere. Sono tutte F, e sono tutte F, e io non è che mi ricordo. Tu... San Giovanni, tu lo sai che io vado bene a scuola. Qui ci sono tutte F, Ilaria, e inutile. Io non mi ricordo nulla. Ilaria, ma che cosa stai facendo? Lascia! Ilaria, mio! Ilaria,
Prendi. No. Prendi. Manca l'aria. Cosa è successo? Le manca l'aria? Sì. Le manca l'aria. Che cosa vorrebbe da me che le manca l'aria? Mi dia un bacio. Ma la faccia finita! Papà di Lucrezia, prego, entri. Venga, si accomodi. Buongiorno Lucrezia. Cara Lucrezia, hai poco da ridere. So bene qual è la tua pagella. E papà di Lucrezia, prego, si può accomodare. Prego, si accomodi. Non c'è bisogno, sto bene così. Va bene, mi sento io. Perfetto, bella educazione. Dai, mi dia la mia pagella, non vedo l'ora. Innanzitutto tira giù questi piedi, Lucrezia. E tira giù questi piedi. L'ho già detto io, San Giovanni. Abbiamo qui la bolletta della scuola. Adesso apro la tua pagella. Adesso te lo faccio vedere che voi sia avuto. Non è possibile. Qui c'è qualcosa che non va, San Giovanni. C'è qualcosa che non va. San Giovanni, ma non le sembra così strano? Ma lei ci vede? Io vedo quanto è bella lei. Quanto è bella, Presi. San Giovanni! Cosa c'è di strano? Non vi siete ricordati che sono la più brava della classe? Datemi la pagella di mia figlia. Stia calmo, Non è che lei può rispondere così alla preside. Ma che modo è questo? E che? Dammacelo. Dammi la pagella. Dammi la pagella, ecco la pagella. Ecco. Tra poco in questo video. E da domani, anzi da adesso, sei in punizione, te Ilari. In punizione, no, te prego, così. Sì, te non ride, ridi poco, perché anche tu, bella, sei in punizione. No, la verità la ti posso spiegare io, loro te la veramente. Dimmi, dimmi, raccontami, com'è andata, che cosa sta succedendo? Non puoi capire la faccia che ha fatto Ilari, lei è tutta contenta, che ne so, aveva preso 10, invece è andata malissimo perché era la mia. Ah, ok, quindi il piano sta funzionando. Sì, la mamma di Ilari ha detto che la mette in punizione, ma in realtà era la mia pagella, lo capisci? Sta andando tutto bene. No, non ci credo, sei troppo forte. Facciamo entrare Nicola, prego, Nicola, vieni. Buongiorno. Beh, Nicola, non me l'aspettavo, ti devo dire la verità, però quest'anno so che sei andata bene. Quindi ti consegno la pagella. No. Non è possibile. San Giovanni, ma qualcosa è successo? Io guardi, non riesco a capire. Io non riesco a capire. E neppure ero convinta che fosse andata bene. Perché. Ma che? C'entrano le uova in camicia. Nicola, e da domani sei in punizione! E quella era colla. Non credo!
Senti come strilla Stefano, la sta mettendo in punizione. Sì, zitta, zitta, ecco, la sta arrivando. Oh, brava, sei andato bene, eh? Sei andato bene? No. Come no? Ilari, tu come sei andata? Peggio, mi sento. Ma come? Ma ragazzi, voi andavate benissimo a scuola, ma che stavi dicendo? Non so, tutti le F. Tutti zero! Te lo ricordi ieri? Mi ha pure interrogato il maestro San Giovanni, mi ha messo 10! Certo che me lo ricordo, è impossibile! Lui non se lo ricorda! No, io stavo anche a me. Ragazzi, io veramente non so come sia possibile che siate andate così tanto male. Non posso più uscire di casa, non posso più vedere te. Io per 10 giorni non posso più Nintendo, telefono, cartoni, niente. Ragazzi, io non so cosa dirvi. Non ci posso credere. Che è successo? Che succede? Che è successo? Niente. Voi come siete andate alle pagelle? Bene. Molto bene. Ma bene. Come vuoi bene? Poi, cioè, a parte il nel. Voi non studiate mai, prendete sempre zero. No, amico, se la mia migliore amica mi dispiace, ma come può essere successo? Veramente mi dispiace. Senti, ma non è che c'è qualcosa sotto? No, no, non c'è niente sotto. Anzi, io me ne vado e devo fare una casa della mia pagella, quindi mi dispiace. Ma anche meglio, vai. Me ne devo andare. Ciao. Via proprio dal mondo proprio. E vabbè. Poche chiacchiere, poi si fa la domanda a scuola. Ciao. Dico, sei in punizione. E questa volta. No, questa volta è finito. Tu hai proprio finito. Non esci più, non fai più niente. Da domani studi. Sai quante ore al giorno? 25 ore. Ma la mia giornata è fatta di 24 ore, Steph. Un'ora in più ce la metto io, ok? Di recupero. Andiamo, forza. Se te non ride, ridi poco, perché anche tu, bella, sei in punizione. No, Loredana, ti posso spiegare io. Loredana, veramente ti posso spiegare. Ma che cosa mi devi spiegare? Scuola, prende tutti 10, è veramente fantastica, le fanno i complimenti tutti per come va a scuola. La pagella? Ma non ne ho mente. Io non ne ho idea, veramente, c'è stato un malinteso probabilmente, perché va benissimo Ilaria a scuola, in tutte le materie. Sì, a me non mi prendete in giro, vi conosco bene. No, veramente Loredana, Loredana. Ecco, come hanno cominciato, guarda. Forse ho capito tutto. Funghetti, avete visto anche voi quello che è successo. Funghetti, scrivetemi nei commenti secondo voi chi è stato a rubare le pagelle. Quindi, per aiutarci, iscrivetevi al canale, ok? Bene, mi raccomando, vi siete iscritti? Bene, ci vediamo domani. Adesso andiamo a risolvere questo problema. Ci vediamo domani, eh?